coordinatore di Sabatino di sabato del Comune di Teramo. Ringrazio la stampa, quindi tutti i partecipanti. Voglio ringraziare in maniera calorosa il sindaco di Campli, Federico Costinelli, e poi vi spiegherò anche il motivo. Ringrazio il candidato sindaco Carlo Antonetti, ringrazio Pasquale Di Beri, quindi ringrazio tutti i partecipanti, tutto il circolo di Fratelli d'Italia a livello nazionale, a livello regionale, provinciale e comunale. Con Marilena lei ha speso delle parole insomma, che mi rendono orgoglioso di questa scelta, e anche io voglio dire qualche parola su Marilena. Marilena è una coordinatrice provinciale che in tanti aspetti ci accomuna, quali la determinazione, la voglia di fare per il bene non solo del comune ma anche della provincia, a carattere come me, e quindi ho trovato subito un'intesa con la coordinatrice. Io voglio dedicare questo ingresso a una figura che per me è stata, mi emoziono, quella di Giandonato Morra, perché e soprattutto di serietà. Ricordo l'interlocuzione che avevamo quando lui era consigliere assessore regionale ai trasporti, e quindi l'opera importante che negli ultimi, diciamo, 15 anni il Comune di Teramo ha avuto, come quello del sottopasso di Villa Pavone, che è costato 6 milioni di euro senza toccare le casse comunali, e grazie al finanziamento e la collaborazione che c'è stata tra me, Giandonato, il Comune di Teramo, Maurizio Brucchi, questo per racchiudervi che l'amministrazione passata, a quelli che dicono oggi che hanno rovinato Teramo, invece non è così, abbiamo avuto un'opera strategica per tutto il comprensorio, non solo comunale, ma anche di un'intera zona come la zona artigianale, perché avevamo una barriera per arrivare appunto alla zona artigianale. Chiusa questa parentesi, perché ho scelto Fratelli d'Italia? Ho scelto Fratelli d'Italia innanzitutto perché racchiude il mio carattere e la mia persona. Io in 5 anni, come voi sapete, ho fatto un'opposizione sempre sui temi, dal primo giorno, lineare, e quindi racchiude nella figura del Presidente del Consiglio anche la mia figura, perché è stata anche lei in opposizione per 5 anni, ha fatto un'opposizione lineare, e ripeto, io sono stato sempre coerente, sono stato sempre nel centrodestra, a differenza di chi oggi transita come bandieruole da destra a sinistra e da sinistra a destra. Vi dico che io ho avuto anche offerte da parte dell'attuale amministrazione, ma sono lineare e la mattina mi voglio specchiare senza avere nessun problema. Aggiungo dicendo che questa città ha bisogno di un rilancio non solo sul centro, ma soprattutto sulle frazioni e sui quartieri. La figura di Carlo Antonetti, che lo ringrazio nuovamente per la presenza, è una figura autorevole, una figura che ha visione di una città futura, a differenza di chi ci governa oggi, che non ha proprio visione e programmazione. Lo vediamo anche sulle scuole, che sono ferme, su tanti aspetti importanti.